che per me è stato molto importante, anche se musicalmente meno di quanto la gente possa pensare. Io chiaramente ho avuto dei punti di riferimento molto forti, prima di tutti i Beatles, John Lennon. I Beatles mi piacciono ancora adesso, però quando morì John Lennon ero troppo giovane e non, era una cosa troppo distante da me, una cosa immaginaria, per cui non riuscivo davvero a percepire un dolore. E quando sono morti altri dei miei punti di riferimento, tipo Lou Reed o David Bowie, in realtà ormai ero troppo vecchio e cinico, e in realtà non ho sentito il dolore neanche lì, è semplicemente stata una frustrazione vedere come dei punti di riferimento del tuo mondo ti vengono a mancare. Il tuo mondo sta cominciando a cambiare, facciamo di tutto per diventare bravi a gestire la nostra vita, e poi quando siamo diventati bravi il mondo cambia e tutte le armi che ci siamo costruite non servono più a un cazzo. E chiaramente la morte di Reed, la morte di Bowie per me sono state un segnale, ma quest'anno sono 25 anni dalla morte di Kurt Cobain, e Kurt Cobain era, quando è morto, aveva un anno meno di me. Avevo un anno meno di me, ma soprattutto rappresentava delle cose non tanto musicali, stava rappresentando un po' il cambiamento che in quel periodo noi stavamo percependo. Ci sembrava che il mondo stesse cambiando per il meglio. Era crollato il muro di Berlino, no? L'Unione Sovietica si stava disgregando, in Romania era finita una dittatura, Ceausescu era stato deposto, Begin e Arafat si erano stretti la mano e sembrava che addirittura la questione palestinese dovesse risolversi. C'erano i primi movimenti ecologici, no global, no logo, in Italia mani pulite. 92-93 sono stati anni di rivoluzione, no? E noi speravamo veramente che il mondo stesse cambiando. Eravamo convinti che stesse cambiando per il meglio. E quando arrivarono i Nirvana, primi in classifica in tutto il mondo, con i chitarroni e le urla di Cobain, ci sembrava un segnale forte che il cambiamento era avvenuto, che loro stessero rappresentando un cambiamento anche etico, anche morale, con tutta questa sincerità sputata in faccia, no? Con questo approccio un po' naif, ma completamente privo di progettualità finalmente, no? Siamo veri, siamo sinceri. E per qualche anno ci abbiamo creduto, e poi naturalmente, come dice Tommaso in Lampedusa, deve cambiare tutto perché non cambia un cazzo. Parole testuali. E anche in quel caso è successo così, che alla fine non è cambiato un cazzo. E quando è morto Kurt Cobain, per me è stato un segnale forte della fine del cambiamento.
You know you're right.